Amici, amici sportivi elbani e non, da Stefano Ballerini, dalla redazione elbana di elbasport.com, ovviamente diretta dalla casa madre Firenze Viola Super Sport. Benvenuti al nostro notiziario settimanale di oggi, lunedì 3 giugno, che poi ovviamente rimarrà agli archivi e sarà consultabile da tutti. Allora, vediamo cosa ci ha raccontato l'ultimo weekend sportivo. La novità da questa settimana è che questo notiziario, poi lo vedrete ribattuto anche da edicola Elbana Sport Show di zio Stix Stefano Regini. La redazione sportiva dell'edicola è in vacanza, ritornerà alla fine di settembre con l'inizio dei prossimi campionati elbani di calcio. Noi proseguiamo e in collaborazione con zio Stix gli forniamo noi il nostro settimanale. Allora, iniziamo dal calciomercato elbano. Ultima ora, avevamo parlato la settimana scorsa di una trattativa che poteva partire per riportare a Marina di Campo Lorenzo Carabellese. Purtroppo si è reinfortunato al crociato destro durante la disputa del torneo di calcetto a 9 allo stadio di Marina di Campo. È il terzo infortunio grave al legamento per Lorenzo, che è già stato operato, non sarà operato, per cui ci sarà una terapia conservativa. Il ragazzo deve lavorare con il babbo, per cui stop per tutta la prossima stagione. Allora, la Campese, che avrebbe ricevuto l'ok di Brandini, che è in giro per lavoro ma potrà essere disponibile per la prossima stagione, cercherà di riportare a casa Rovini, che voi tutti vi ricorderete facente parte del progetto giovani Marina di Campo Porta Azzurro Isola d'Elba di qualche annata fa, di cui io ho avuto l'onore di far parte, fermo nella passata stagione. Mentre per quello che riguardano altri club, Giorgio Badalucchi torna all'Audace Isola d'Elba dal Porto Azzurro. Ieri sera giocata, domenica sera, un amichevole al Teseo Tesei di Marina di Campo al femminile. La neonata squadra dell'Elba 97 ha incontrato la rappresentativa del Porto Azzurro, è finita 5-0 per l'Elba 97. Doppietta della Piacentini, gol di Carlini, gol della Rosi e gol di Gorgoglione. Arriviamo al calcetto a 9 a Marina di Campo. Allora, vi diamo tutti i risultati dei vari gironi. Da questa sera, dal lunedì 3 giugno, riprende la manifestazione ogni sera alle ore 21. Allora, girone A, Rio Gang e Bricchetteria 2-1 tra Versari, Breglia e dall'altra parte Turini. Jolly Soccer Elba, Bricchetteria 3-1, Iannello, Fruzzetti, Galerotti. Banditos Rio Gang 4-4, doppietta di Cavaliere e Carducci con Nicolicchia, dall'altra parte doppietta di Nardi, Portoghese e Leoni. Bricchetteria Banditos 5-2, tripletta di Fusai, Turini e Luciani, dall'altra parte Cavaliere e Fortuna. La classifica: Rio Gang 4, Jolly Soccer Elba e Bricchetteria 3, Banditos 1. Il girone B, 57-0-34, Football Club Poker 3-1, doppietta di Bianchi, Segnini, dall'altra parte Pilato, Campese, Elba 2000 2-1, un autogol, il gol di Soria, appunto il gol di Rovini del quale parlavamo qualche istante fa. Campese Elba 2000 finisce 2-1, un autogol. Ho fatto un passo avanti, ripeto, 57-0-34, Football Club Poker 3-1, due bianchi, una Segnini e una Pilato. La Campese che batte l'Elba 2000 2-1, la Campese che batte il poker 7-3, 2 Soria, 2 Scarselletta, 2 Petrocchi, Brandini dall'altra parte, doppietta di Mura e gol di Scarpato. Elba 2000, 57-0-34, 2-0, Tobi e Imperia. Elba 2000, Football Club Poker, finisce 6-0, pocherissimo,
due Rovini, due Tobi, Bartolini, Imperio, 57-0-34, Campese a sorpresa, finisce 5-3, doppietta di Troccolo, Segnini, Bianchi, Pulvidenti, Petrocchi, Bacigalupi, e un autogol, la classifica Campese, Elba 2000 e 57-0-34, 6, Poker 0. Il girone C, Figli della Croce, attention please, 4-1, Coppola, Rocco, Mercantelli, Corsetti, gol della bandiera di Cafiero, Primavera, Biodola, Barontini, Petroli, 5-2, 2 di Pellino, Coscarella, Marinari e Mivelli, dall'altra parte Mazzei, e somma, attention please, Barontini, Petroli, 5-2, doppietta di Badalucchi, doppietta di Cafiero, De Crescenzo, dall'altra parte Mazzei, e somma, Figli della Croce, Primavera, Biodola, 1-1, Corsetti e Soldatini, Primavera, Biodola, attention please, 6-2, doppietta di Pellino, Coscarella, Marinari, Diversi, Giacomelli, dall'altra parte Cafiero e De Crescenzo, Primavera, Biodola, 7, Figli della Croce, 4, attention please, 3, Barontini, Petroli, 0. E passiamo ai tornei giovanili in svolgimento a Portoferraio. Allora, intanto si è disputato il Giochiamo Insieme, che ha visto la premiazione di tutte le squadre con le stesse coppe. Hanno partecipato Audace Rossa, Campese, Salivoli Gialla, Audace Blu, Porto Azzurro, Salivoli Arancio, Rio Marina e Audace Bianca, per cui tutti premiati, coppe e medaglie. Ricordo, ieri si è disputato il Re Ferrigno 2015 e 2016. Allora, le due coppe le vedete nelle fotografie che vi passa Enrico Milano dalla regia. Ci sono state due trofei, due belle coppe per i giochi di squadra, che sono stati vinti dall'Academy Livorno per il 2015 e dall'Atletico Tancredi di Rosignano per il 2016. Non sono stati pubblicati, non li troverete, i risultati inerenti alla seconda fase. Io vado a raccontarvi ciò che è successo nella prima fase, come da risultati appesi in bacheca. Girone 1, Audace Verde, Academy Livorno 0-2, Santa Maria, Salivoli Gialla 2-0, Academy Livorno, Salivoli Gialla 2-0, Santa Maria, Audace Verde 2-0, Santa Maria, Academy Livorno 2-1, Salivoli Gialla, Audace Verde 2-0. La classifica vedeva Santa Maria di Prato 6, Academy Livorno 5, Salivoli Gialla 2, Audace Verde 0. Il girone 2, Viareggio, Audace Rossa 2-1, Pisa, Colli Marittimi 2-0, Viareggio, Pisa 2-0, Audace Rossa, Colli Marittimi 2-0, Viareggio, Colli Marittimi 2-0, Pisa, Audace Rossa 2-0. La classifica, Viareggio 6, Pisa 4, Audace Rossa 3, Colli Marittimi 0 punti. E il girone 3, Audace Bianca, Orlando Livorno 2-0, Salivoli Blu, Porto Azzurro 2-0, Salivoli Blu, Orlando Livorno 2-0, Audace Bianca, Porto Azzurro 2-0, Porto Azzurro, Orlando Livorno 1-1, Audace Bianca, Salivoli Blu 2-0. La classifica, Audace Bianca 6, Salivoli Blu 4, Porto Azzurro, Orlando Livorno 1. Venivano creati tre gironi finali: il girone delle prime, Santa Maria di Prato, Viareggio, Audace Bianca; il girone delle seconde, Academy Livorno, Pisa e Salivoli Blu; girone delle terze, Salivoli Gialla, Audace Rossa e Porto Azzurro. Di qui poi le premiazioni. Ora vado a raccontarvi il torneo 2016, dopodiché lancerò il servizio realizzato ieri sera a Portoferraio per le premiazioni del torneo. Allora, nel 2016 era in campo anche la nostra, la mia Campese, Nectar, Provenzali, Galli, Bellosi, Balan, De Rosa, Nassi, Muti, Denuccio, Dini, Tognarini, allenatore il professor signor
Umberto Foresi, un abbraccio mister. Le fotografie scattate a bordo campo durante le partitelle della Campese che potete andare a vedere. E allora qui girone 1 Marciana Marina Campese 1-1, Armando Picchi Livorno Audace Blu 2-0, Campese Audace Blu 2-0, Marciana Marina Picchi Livorno 1-1, Picchi Livorno Campese 2-0, Marciana Marina Audace Blu 1-2. La classifica Audace Picchi Livorno 7, Marciana Marina 6, Campese 4, Audace Blu 0. Nel girone 2 Audace Rossa Atletico Tancredi Rosignano 1-1, Pisa Batterio Marina 2-0, Pisa Atletico Tancredi 1-1, Audace Rossa Rio Marina 2-0, Atletico Tancredi Rosignano Rio Marina 2-0, Pisa Audace Rossa 2-1, Pisa 7, Atletico Tancredi Rosignano 5, Audace Rossa 4, Pisa 0. Nel girone 3 Porta Azzurra Audace Bianca 2-0, Cattolica Virtus Firenze Follo 2-0, Cattolica Virtus Firenze Porta Azzurro 1-1, Audace Bianca Follo 1-1, Porta Azzurro Follo 2-0, Cattolica Virtus Firenze Audace Bianca 2-0, Porto Azzurro e Cattolica Virtus Firenze 7, Audace Bianca 1, Follo 1. Tutte le premiazioni, compresa gestita da Lucia Ferrigno, figlia di Rai Ferrigno. Ho passato un bel pomeriggio con tutti loro. Allora io adesso mi fermo, la parola passa alla mia regia di Firenze Viola Super Sport, Enrico Milano, che vi manda il contributo realizzato durante le premiazioni, cui seguirà l'intervista a Pino Pilleri del Porto Azzurro, prossimo allenatore del Porto Azzurro, prima squadra nel prossimo campionato, al posto dell'amico Andrea Fratti. La linea va alla mia regia, grazie, ci sentiamo tra una decina di minuti. Che gol ha fatto? Vaiti su, ferma, yeah, portiere! Yeah.
di Marciano Marina che vengono. Ecco i ragazzi del Marciano Marina, pronti? Oh! Olè! E anche per il Marciano Marina la meritata coppa, l'applauso di tutto il pubblico presente sugli spalti. Ma chiamiamo Santa Maria! Amici della Polisportiva Santa Maria che vengono anche loro ad alzare la coppa, momento magico per i ragazzi, questo della premiazione. Pronti ad alzare la coppa alla tribuna, 3, 2, 1, sulla coppa anche per gli amici del Santa Maria. Ragazzi del Picchi, gli amici del Picchi che hanno anche loro, oh attenzione, coppa, oh, olè! Sulla coppa, prendete l'applauso ragazzi, meritato, e ora ritorniamo sull'isola e chiediamo.
Tancredi Rosignano. Ecco gli amici del Tancredi Rosignano che, oltre a prendere la coppa di partecipazione, è la società che ha vinto anche i giochi del gioco calcio organizzati per questa manifestazione Primi Calci. E quindi insieme, insieme, ole! Grazie, applauso anche agli amici del Tancredi. Ora che facciamoci sentire, voglio l'applauso più grande per l'Audace. Sei squadre, 3 2015, 3 2016, tanti ragazzi, un vivaio che promette tanto divertimento e tanta voglia di stare insieme. Allora, siete pronti ragazzi dell'Audace per alzare la coppa al cielo? Allora, siete pronti? Siete pronti? Allora, vediamo, Pronti? Pronti? Allora, attenzione! Attenzione! Tutti e... alziamo la coppa? 3 2 partecipato, tutti gli allenatori e accompagnatori, il pubblico numerosissimo che ha invaso gli spalti della struttura dello stadio Lupi qui a Portoferraio, casa dell'Audace. E ringraziamo ovviamente Lucia per avere sempre il piacere di essere qui con noi. Ad organizzare sempre al meglio, certo con qualche piccolo errore che è umano, ma sempre con grande entusiasmo, grande passione. Grazie a tutti, alla prossima, ciao. Degli allenatori, e per questo ci sono anche due premi speciali che verranno assegnati alle due società che hanno vinto e quindi che si sono classificate prime, diciamo che hanno vinto i giochi di scuola calcio. Allora, sono tantissimi ragazzi anche quest'anno, tante società hanno partecipato, hanno aderito alla chiamata all'organizzazione dell'Audace, che ogni anno in maniera impeccabile mette in campo uno staff particolarmente coeso. Perché organizzare una festa così è veramente una cosa difficile. Ci siamo quasi, Eccoli gli amici della Campese. Anche voi ragazzi andate sotto la tribuna ad alzare la coppa. Siete la coppa pronti? Olè! Guardate, guardate la tribuna ragazzi, sono applausi, foto. No, c'è solo la coppa in questo momento, tutto il resto niente, cancellato.
giustamente, grazie. Porta azzurro! Ecco gli amici del Porta Azzurro. Anche per loro due squadre, 2015-2016. Porto Azzurro prendono le coppe, pronti ad alzarle al cielo. Oh! Complimenti anche agli amici del Porto Azzurro! Quanti assieme, mentre aspettiamo che si stringano un pochino tutti i ragazzi, sono veramente tanti tutti quelli che hanno partecipato al 7 Memorial Ray Ferrigno, anche quest'anno qui allo Stadio Lupi a Portoferraio si riuniscono tutti vicini in un grande abbraccio che prende veramente tutti quanti, tutti uniti sotto quello che è la nostra bandiera, il nostro inno, uguale per tutti. Aspettiamo che si concluda, ci siamo? Ok ragazzi, allora adesso c'è l'inno d'Italia, mi raccomando, tutti quanti assieme, tribuna tutti pronti perché è il momento di quelli che si non si dimenticano. Applauso per i brividi che questi ragazzi sanno ancora regalarci. Ora veniamo a quello che è il momento delle premiazioni, quindi verranno chiamate le società con una, due, tre o più squadre. Tutta la società verrà davanti al tavolo delle premiazioni e verranno consegnate le coppe per una o due o per quelle che sono le squadre. Questo per velocizzare un attimino anche questo momento. Quindi cominciamo con l'Academy Livorno! La Stadio Calmuro si conclude il Rai Ferrigno edizione numero 8. Pino Pilleri, casacca Porta Azzurra, la novità, prossimo anno allenatore della prima squadra, al posto di Andrea Fratti. Che effetto ti fa essere qui in mezzo a tantissimi giovani prossimi protagonisti del calcio italiano e albano? E questo, diciamo così, è la vedere i bimbi e la passione che smuove questo sport nel crescere, nel farli crescere e portarli a degli obiettivi che almeno per quello che è la caratteristica elbana, farli giocare nel miglior modo possibile e competere nelle prime squadre. Dobbiamo farli crescere e questo è il nostro obiettivo. Io è da tanto che lo faccio, cerco di dare quello che di buono si può dare a ogni bimbo, a ogni tipo di caratteristica di ogni bimbo, e quindi farli crescere per il bene loro e per la passione che coltivano sempre.
Senti, che annata è stata a casa Porta Azzurro? Salvezza della prima squadra, attività giovanile credo di primissimo piano. Diciamo che l'attività ha portato molte soddisfazioni. Intanto per la prima squadra salvarsi è stato un obiettivo raggiunto, diciamo, all'ultimo momento, e quindi è una grande soddisfazione anche per mister Prati e per tutto il gruppo che ha sofferto sino alla fine. Quindi penseremo in ogni caso di non deludere tutti i nostri tifosi di Porta Azzurro e cercare di soffrire meno, e quest'anno di cogliere qualche occasione migliore per toglierci qualche soddisfazione. Pino, cosa dire? Ti abbraccio, ti voglio bene, grazie di tutto e buon lavoro futuro. Altrettanto, grazie. Grazie mille, grazie, a presto. Grazie, ciao. Pollo! Del Pollo che vengono a ritirare la meritata coppa anche per loro. Allora pronti ragazzi del Pollo, 3, 2, 1, sulla coppa anche per voi, complimenti, grazie amici del Pollo. Michele Cattolica Virtus, eccoli che stanno arrivando, premiano anche Goffredo Sani, vicepresidente dell'Audace, Edoardo Arduini, responsabile tecnico, davanti al tavolo, davanti ai ragazzi, adesso vi verrà data la vostra coppa, un attimino, non è self service, dobbiamo aspettare un secondo, un attimino solo. Ok, allora aspettiamo. Siete pronti ad alzare la coppa verso la tribuna? Giratevi verso la tribuna. E sulla coppa anche per il San Michele. Grazie ragazzi del San Michele. Se avete piacere di stare con noi a finire la cerimonia, grazie mille. E chiamiamo ora il San Michele. Qui davanti, Academy Livorno. Venite pure qui davanti, davanti al tavolo delle coppe, perché ora verrete premiati. Ricordo chi ha l'onore di premiare tutti i ragazzi oggi. Ringraziamo Lucia Ferrigno, figlia di Ray, che in memoria del quale è intitolato questa manifestazione. Allora, ragazzi dell'Academy Livorno, voi avete anche il premio per i giochini del gioco calcio, quindi ritirano il premio, anche i premi speciali, ragazzi dell'Academy Livorno! Ok ragazzi, allora andiamo avanti! Qui davanti, Academy Livorno. Venite pure qui davanti, davanti al tavolo delle coppe, perché ora verrete premiati. Ricordo chi ha l'onore di premiare tutti i ragazzi oggi. Ringraziamo Lucia Ferrigno, figlia di Ray, che in memoria del quale è intitolato questa manifestazione. Allora, ragazzi dell'Academy Livorno, voi avete anche il premio per i giochini del gioco calcio, quindi ritirano il premio, anche i premi speciali, ragazzi dell'Academy Livorno! Ok ragazzi, allora andiamo avanti! Salivoli, lo sento, Salivoli! Ecco i ragazzi del Salivoli, già in borghese. Yeah, yeah,
anche voi, pronti ad alzare la coppa verso la tribuna, 3, 2, 1, sulla coppa! Complimenti anche agli amici del Salivoli. Dov'è Salivoli? Salivoli! Lo sento! Salivoli! Ecco i ragazzi del Salivoli, Zain, Borghese, e anche voi pronti ad alzare la coppa verso la tribuna, 3, 2, 1, sulla coppa! Complimenti anche agli amici del Salivoli. Santa Maria! Ecco gli amici della Polisportiva Santa Maria che vengono anche loro ad alzare la coppa, momento magico per i ragazzi, questo della premiazione. Pronti ad alzare la coppa alla tribuna, 3, 2, 1, sulla coppa anche per gli amici del Santa Maria. Con noi a seguire tutte le premiazioni, vi ringraziamo e ora chiamiamo il Pisa. Eccoli qui dietro, venite pure davanti, andate pure davanti e adesso Lucia, Goffredo Edoardo, ecco Lucia Perigno vi dà le due coppe perché voi avete schierato due squadre per le due categorie, tutti insieme, andate pure tutti insieme e sulla coppa anche per i ragazzi del Pisa. Gli amici del Pisa, se avete piacere di seguire adesso le premiazioni, molto volentieri. E ora chiamiamo il Viareggio! Ecco i ragazzi del Viareggio che ora vengono a ritirare gli amici del Viareggio, siete pronti per alzare la coppa anche voi, andate tutti quanti sotto la tribuna, pronti? Oh, ore! Sulla coppa amici del Viareggio! Anche gli amici del Pisa, se avete piacere di seguire adesso le premiazioni, molto volentieri, e ora chiamiamo il Viareggio! Ecco i ragazzi del Viareggio che ora vengono a ritirare. Ecco gli amici del Viareggio, siete pronti per alzare la coppa anche voi, andate tutti quanti sotto la tribuna, pronti? Oh, ore! Sulla coppa amici del Viareggio! Ecco i ragazzi dell'Orlando, a passo sostenuto alla bersagliera, arrivano a ritirare la coppa, sempre dalle mani di Lucia Perrigno, tutta la squadra intorno alla coppa, siete pronti? Ole! Ole! Grazie anche agli amici dell'Orlando! Ecco i ragazzi dell'Orlando, a passo sostenuto alla bersagliera, arrivano a ritirare la coppa, sempre dalle mani di Lucia Perrigno, tutta la squadra intorno alla coppa, siete pronti? Oh!
dagli amici dell'Orlando. Ecco i ragazzi del Picchi, gli amici del Picchi che hanno anche loro, oh attenzione, coppa, oh, ole! Sulla coppa, prendete l'applauso ragazzi, meritato, e ora ritorniamo sull'isola e ecco gli amici di Marciano Marina che vengono. Ecco i ragazzi del Marciano Marina, pronti? Oh! Ole! E anche per il Marciano Marina la meritata coppa, l'applauso di tutto il pubblico presente sugli spalti. E allora io riprendo in questo framezzo, ovviamente Rico Milano vi avrà mandato inserito tutti i filmati da Portoferraio. Il prossimo torneo si chiamerà Isola d'Elba Summer Cup 8 e 9 giugno sempre allo stadio Lupi Carburo di Portoferraio. Parteciperanno Audace Isola d'Elba Rossa, Audace Isola d'Elba Bianca, Campese, Academy Tau Alto Pascio, Viareggio, Don Bosco Spezia Verde, Don Bosco Spezia Gialla, Monsummano, Porto Azzurro, Follonica Gavorrano, Atletico Maremma, Livorno 9. Sono già stati resi il dislocamento dei due gironi. Girone 1, Audace Isola d'Elba Rossa, Campese, Academy Tau Alto Pascio, Viareggio, Don Bosco Spezia Verde, Monsummano. Nel girone 2, Audace Isola d'Elba Bianca, Porto Azzurro, Follonica Gavorrano, Don Bosco, Spezia Gialla, Atletico Maremma e Livorno 9. Poi arriverà il super torneo, quest'anno si torna ad un'edizione ricchissima, 16° Super Memorial Baldi, 14, 15 e 16 giugno sempre a Portoferraio, 32 squadre, non c'è più posto per nessuno. Questi le suddivisioni dei gironi. Allora, girone 1 con Empoli, Porto Azzurro B, San Vincenzo Blu, Roselle, Atletico Maremma, Follonica Gavorrano, Audace Isola d'Elba Verde, Pro Soccer Laboratorio. Il girone 2, Juventus, torna la Juve, tornano le grandi squadre, Audace Isola d'Elba Bianca, Don Bosco Spezia, Zenit Prato, San Michelese, San Vincenzo Verde, Capezzano Pianore Giallo e Orvieto. Nel girone 3, Pescara, Seasport Juventus, Porto Azzurro, Atletico Maremma, Audace Isola d'Elba Rossa, Capezzano Pianore Blu, Sporting Cecina e vada. Il girone 4, c'è anche la Fiorentina che torna, Campese, Tau Calcio Alto Pascio, Tarros Sarzanese, Viareggio, Castellina, Rio Marina e Montignoso. Dopodiché si svolgerà un altro torneo nel weekend successivo, il Memorial d'Olso, 18 e 19 giugno, con Audace Isola d'Elba, Follonica Gavorrano, Sestese Calcio, Viareggio, Porto Azzurro, Academy Tau, Alto Pascio, Bogliasco, Salivoli Calcio, Campese 1969, Santa Maria Monte, Polisportiva La Perla, Nuova Oregina è di Genova. Chiudiamo con il calcio, passiamo al volley. Coppa Sarri Ranieri Under 14 femminile si giocava per la determinazione del tabellone con i piazzamenti dal 25° al 27° posto. Sabato alle 17 si giocava pallavolo Elba volley. Ponsacco finisce 3-0 per la pallavolo Elba, 25-23, 25-21 e 25-14. Poi sarebbe stato l'appuntamento per la Coppa Lavorenti Under 16
femminile. Qui si sarebbe giocato posizionamento 16-19 posto. Domenica mattina era in programma Elba Volley Verde, Zuma Castelfranco. Vince l'Elba Volley per rinuncia, il Castelfranco avverte, non si presenta. Poi una bella foto per un pomeriggio impegnativo riguardante la scuola di motocross dell'isola d'Elba. Il connubio motori, e passatemi l'odioso termine disabilità, riescono sempre a regalare emozioni. Per me non siete né disabili né tantomeno speciali, siete semplicemente voi con tutti i vostri pregi e i vostri difetti immensi. Tutti i ragazzi del motoclub Isola d'Elba e della Pierini School, la foto immortalata sulle colline di Portoferraio, per cui grazie anche alla scuola di motocross dell'Isola d'Elba. Finiamo con il tiro con l'arco in attesa della gara della settimana prossima interna degli Arcieri del Mare al Buraccio. Arriva un altro bel podio Elbano, le tre fotografie grazie all'invio da parte degli Arcieri del Mare, l'amica Debora. Le foto pubblicate si riferiscono ad una gara regionale a Paruzzaro, si è trattato di una gara FIDASH di tipologia Hunter, dove tre nostri Arcieri del Mare, più precisamente Fabio Diano, medaglia d'oro, Chicco Slaviero, argento, Riccardo Rossi di bronzo, hanno monopolizzato il podio, come vedete nelle foto, nella categoria Compound assistito. Hanno regalato davvero un podio doratissimo a tutti gli Arcieri del Mare. Per cui questa è l'ultima nostra notizia. Si è disputata anche la 40ª edizione di Marcianella sulle colline di Marciana Marina. Il borgo di Marciana si era ben preparato alla 40ª edizione della Marcianella, la sfida sui sentieri marcianesi, tenutasi domenica 2 giugno. La storica gara podistica non competitivo proponeva, oltre al percorso ufficiale di 8.7 km, anche la Marcianella degli bamboli, dei bambini, gara su percorsi brevi per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni. Inoltre ci si poteva iscrivere anche per fare l'intero percorso come passeggiata, accompagnati da una guida ambientale. Il ritrovo numeroso era in piazza Fuori di Porta a Marciana alle 9 del mattino. Al termine le premiazioni sempre in piazza Fuori di Porta, per cui allegheremo anche il servizio nelle ore prossime attaccandolo a questo primario, perché ci hanno mandato il comunicato stampa pre-gara e non ci hanno inviato il comunicato stampa post manifestazione. Qui si chiude questo report settimanale sportivo dell'Isola d'Elba di elbasport.com, gestito dalla regia di Firenze Viola Supersport, a cura di colui che ve l'ha appena raccontato in anticipo per i nostri canali social e YouTube di Firenze Viola Supersport. Adesso la linea torna alla nostra regia e programmazione, ovviamente l'edicola sportiva Elbana Sport Show di zio Stix Stefano Regini prenderà al volo questa nostra produzione e ve la farà vedere anche sul sito edicola elbanasportshow.org. ok, per cui da questa settimana per il resto dell'estate l'edicola avrà il servizio settimanale di elbasport.com/Firenze Viola Supersport a cura di colui che sta parlando, Stefano Ballerini. Grazie, rendo la linea alla programmazione appena possibile sul sito di elbasport.com. Allegheremo anche il comunicato stampa della Marcianella di Marciana Marina disputato ieri mattina e ieri pomeriggio. Grazie, a presto, alla prossima.